Buongiorno a tutti, oggi è il 3 settembre 2020, attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla videoregistrazione. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e autorizzo la registrazione. Consigliere Mineo. Buongiorno, sono presente e autorizzo la registrazione. Consigliere Forello. Non c'è. Ah, eccolo. Consigliere Forello? Buongiorno, presente, acconsento. Consigliere Chinnici? Buongiorno, presente, acconsento. Consigliere Sala? Consigliere Aprini? Buongiorno, presente, acconsento la registrazione. Consigliere Ferrandelli? Buongiorno, presente, acconsento la registrazione. Prego, Presidente. Sì, il consigliere Sala non lo vedo, forse. Non lo vedo neanche io, dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Vediamo, ecco, anche la dottoressa Mandalà se ci autorizza alla registrazione. Dottoressa Mandalà, buongiorno. Sì, scusate, allora abbiamo un Prego. interlocutore, un dottore Basile che aveva delle urgenze. Io sono pronta. Ho chiesto buongiorno a tutti i consiglieri, alla presidentessa, alla signora Tedesco, a tutti. Volevo esplicitarvi che ho fatto la richiesta di parlare prima di TOSE e poi di Itari, solo per dare la possibilità ai funzionari di alternarsi, nel frattempo fare altro, Certo. perché No, io ne ho pochi, un'altra perfetto. se ne andrà all'Agenzia delle Dogane, il quarto funzionario che perdo in un anno, anziché acquisirne per fare Ah, lotta ecco. all'evasione e quant'altro, io ne ho persi quattro in un anno. Quindi capirete bene che sono molto seccata. Ogni minuto è prezioso, no? È Certo che bisognoso, è immagino. prezioso perché allora è un ufficio di trincea, insomma, ecco, voglio dire Guardi, anche. ormai abbiamo la sensazione che con questa carenza di Sì, ma in un personale ufficio così come questo, forte Presidente, siano diventati in un tutti ufficio di come trincea. questo, Presidente, No, che diciamo, fa capisco. parte degli equilibri di bilancio e che fa lotta all'evasione, che deve fare tanto altro, è particolarmente. Vabbè, ecco, Certo. tutto qui. Immagino, no, perfetto, ma anche noi, insomma, non sottrarremo tempo prezioso. Noi abbiamo chiesto di aggiornarci nuovamente con lei, anche se prima, diciamo, delle ferie, comunque della conclusione dei lavori, avevamo avuto modo di incontrarci e di confrontarci sui temi che riguardano il regolamento. Abbiamo chiesto, ecco, un aggiornamento di questo incontro, intanto alla luce del fatto che avevamo mandato alcune proposte che erano emerse all'interno della commissione già quando era sopraggiunto la proposta proprio di modifica del regolamento, che poi è stata completamente, diciamo, rivisitata, e quindi volevamo comprendere, ecco, con gli uffici, per evitare di presentare proposte di emendamenti che poi non possono trovare Sono su accoglimento Tari, perché. Presidente, non su TOSAP, però. Le proposte No, di emendamento su sono su TARI, TARI, Tari. stavo facendo, esatto, una presentazione generale. Poi quello che invece volevamo chiedere, ne avevamo anche accennato al dottore Basile, al ragioniere Basile, è rispetto appunto al tema che invece affronteremo subito, come pensiamo, qual è la proposta, diciamo, per recepire i finanziamenti che la regione erogherà. Quindi come facciamo, diciamo, a muoverci su questo terreno, se alla fine la decisione, perché ancora su questo c'era un punto interrogativo, sarà quella di inserire una norma che naturalmente, diciamo, varrà in funzione proprio di questo provvedimento straordinario, direi, no? Se inserirlo lì, se ci sarà un'altra proposta, cioè come dobbiamo muoverci anche accelerando un po' i tempi alla luce del fatto che comunque, diciamo, siamo quasi a conclusione ormai dell'anno finanziario, no? E quindi per
penso che queste risorse, ne parlavamo con il dottore Basile, debbano essere spese entro quest'anno, e quindi anche per poter, diciamo, accelerare appunto come lavori di consiglio, poter essere propositivi all'interno della capigruppo, però ci occorreva un confronto con lei, quindi le cedo subito la parola, perché io sono un po' lunga, chiedo scusa. Allora, Presidente e signori consiglieri, intanto l'aggiornamento che vorrei rappresentare è che la lungaggine dovuta a mille fattori, non certo a voi, né a noi, a nessuno, la lungaggine relativa all'iter di approvazione di questo strumento regolamentare. Io vi ricorderete che più volte ho evidenziato che la valenza di questo strumento regolamentare era solo limitata all'anno in corso, all'esercizio finanziario in corso, perché esiste una norma già adottata al Parlamento nazionale che stabilisce dal 1 gennaio 2021, allora si sarebbe dovuto, non posso, sì, sto intervenendo, si sarebbe dovuto, pensavo che si sarebbe dovuto, cioè entrerà in vigore una nuova normativa che accorpa e la disciplina dei canoni di occupazione della Tari, della TOSAP, quindi ci sarà uno stravolgimento totale. Quindi il mio intento, lo ribadisco, mio e chiaramente del mio ufficio, dei miei funzionari, dei miei operatori, era quello di rendere anche solo per quest'anno, e per questo abbiamo posto in essere questo sforzo organizzativo, allora per questo strumento regolamentare, far sì che anche per un solo anno, avendo avuto una visione dall'alto in commissione tributaria provinciale, regionale, di quello che non andava, anche per il regolamento del patrimonio, delle risorse patrimoniali e immobiliari, abbiamo ritenuto di allora fronteggiare questa emergenza che ho rinvenuto al mio insediamento con questo nuovo strumento regolamentare, visto che il precedente era particolarmente obsoleto, risaliva al 95, sì. Al 95, quindi chiaramente non prevedeva le varie fattispecie di suolo pubblico, cosa si intende per fattispecie di suolo pubblico, di sovrasuolo, di sottosuolo e quant'altro. Il nostro intento era quello di mettere un po' di ordine, un po' di chiarezza ed evitare intanto i contenziosi, alla che sono innumerevoli e che gestisco sempre io, quindi avendo avuto questa possibilità, è la prima volta che mi occupo di contenzioso tributario, anche se è la terza volta che vengo a coordinare il settore tributi, ho cercato di utilizzare al meglio, di sfruttare tra virgolette questa posizione, questa mio altro responsabilità nel senso migliorativo per l'ente. Ora mi chiedo e mi sono permessa di fare una nota, credo al Presidente del Consiglio Comunale prima di andare in ferie, arrivati a settembre e il regolamento è ancora, diciamo, in alto mare, perché abbiamo fatto, non so, credo che sia l'apertura della discussione, ma non abbiamo ancora né discusso né deliberato alcunché. Io mi sono permessa di dire al Presidente Orlando che forse è ormai venuta meno questa esigenza. Allora, se non per gli aspetti relativi alle esenzioni e all'agevolazione che si possono fare comunque a prescindere da allora, questo strumento regolamentare, c'è uno strumento regolamentare che allora verrebbe a vigere per 3 mesi, una cosa era un anno, una cosa è 3 mesi, lo comprenderete, io non... Certo, è uno sforzo che alla fine, diciamo, non è funzionale. Una cosa era fatto quando l'abbiamo fatto a febbraio, una cosa a settembre dove ancora discutiamo, allora per carità, legittimissimo tutto, ma stiamo perdendo te, state perdendo e sto perdendo del tempo, se mi consentite, visto che dal 1 gennaio tutto sarà rivoluzionato, la TOSAP temporanea, la TARI temporanea, il canone di locazione, e quindi vi voglio intanto dare questa comunicazione che credo abbia una certa valenza. Io ho chiesto formalmente, per un problema di economia dei tempi e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che non ha più ragione di sussistere, continuiamo a parlare di un regolamento, allora a settembre, per farlo, ammesso che venga approvato, non venga respinto, modificato, con quegli intenti che io vi ho detto, era soltanto quello di evitare contenziosi all'amministrazione, perché il precedente regolamento era formulato in termini
termini generici, ad obsoleto, inadeguato, tutto quello che volete. Quindi intanto il primo tema è questo: voi ritenete, tutto il Consiglio Comunale ritiene ancora utile proseguire in questo lavoro? Io personalmente ho messo la mia per iscritto, scritto per me dovrebbe essere restituito a questo punto. Dottore Basile la pensa alla stessa maniera, a quel punto si fa una delibera solo per le esenzioni e le agevolazioni, però dico questo... quella che è funzionale, diciamo, a utilizzare il fondo perequativo? Sì, si fa, allora, mentre per tari eccetera io lo inserirò nel regolamento che abbiamo in discussione, per TOSAP vi invito a questa riflessione. Alla luce del fatto, una riflessione da fare, perché se nel 2021 cambia tutto, il che significa che poi ci sarà, cioè ogni ente locale dovrà fare un regolamento unico che disciplini tutte queste materie, oppure se saranno le linee guida. Significa riorganizzare le competenze delle risorse immobiliari, dei tributi e quant'altro, significa una riorganizzazione amministrativa e funzionale e anche regolamentare. Quindi facciamo una cosa adesso per 3 mesi e poi a gennaio dobbiamo fare una cosa che comprenda anche i canoni e tutto il resto. Questa è una valutazione che pongo a voi. Io mi sono già nessuno vuole perdere tempo. La mia preoccupazione rimane quella dell'utilizzo del fondo perequativo. Dico, l'unica ipotesi è il fondo perequativo, ma non che... Sì, non la sentiamo bene, scusi. Devi parlare. Mi perdoni, non la... Se mi sentite adesso, mi sentite... Sì, sentono. Non molto. Sì, sentono, ecco, sentono. Ok, no, dicevo, come è stato detto anche da lei, l'unica ragione che si potrebbe porre a fondamento dell'approvazione di questo regolamento, ovviamente, e in questo caso occorrerebbe comunque introdurre un'ulteriore modifica, perché dovremmo inserire anche proprio l'aspetto relativo all'esenzione, alla fattispecie di esenzione che riguarderebbe ovviamente alcune categorie, alcuni soggetti, comunque tutto in base alle direttive che riceveremo dall'amministrazione potrebbe essere quella solo di utile fruire delle, così, delle somme che la regione siciliana appunto ovviamente corrisponderebbe al comune di Palermo per ristorarlo dei mancati introiti derivanti dall'introduzione di esenzioni chiaramente motivate dal Covid, dalla pandemia, e allora per sfruttare questa opportunità che viene così che intravediamo all'orizzonte contemperando l'esigenza di andare incontro alle categorie che hanno subito delle chiaramente riduzioni in termini economico-finanziari di introiti a causa della pandemia. Ecco, questa è l'unica motivazione dell'approvazione di un regolamento che, bene che vada, potrebbe avere una vita di 3 mesi. Sì, sì, certo. Dico, questo tema lo avete anche affrontato con il SUAP, nel senso che anche loro... Il SUAP continua a non rispondere alle nostre... allora, il problema è il SUAP, Presidente. Il SUAP non ci ha dato, perché il SUAP non ci ha dato i dati richiesti. Cioè, mentre io su Tari, non ho problemi, ho già presentato al dottore Basile nella qualità di capo area e lui presenterà al sindaco nella qualità di assessore a ramo quelle che sono le nostre disamine. Su TOSAP, i cui dati dipendono dal suo, a cui io ho chiesto, mi dici quali pubblici esercizi sono stati chiusi, mi dici quali pubblici esercizi hanno continuato a operare, risposta zero, sollecitato, risposta zero, lei capisce che io non mi posso sostituire al SUAP perché io non sono il capo del SUAP. Io sono il capo dei tributi, ho preso atto, l'ho evidenziato fino a poco fa al telefono col dottore Basile, che io su TOSAP ho dovuto entrare nel sistema applicativo e arrangiarmi alla femminina, ma non è questo quello che sono chiamata io a fare. Io ho chiesto dei dati al SUAP che gestisce le attività produttive, il SUAP non risponde, a me dispiace. Questa assenza, diciamo, di collaborazione o difficoltà nella collaborazione credo che sia uno proprio degli elementi di debolezza principali che noi registriamo sempre. Questo, insomma, ci però capirà che io sono a valle, io non sono a monte, quindi io gestisco dei dati che non mi vengono dati.
Quindi io fino a stamattina ho dovuto dire al dottore Basile che io su Tari sono pronta, ho tutte l'applicativo per calcolare riduzione del tutto, perché devo inventare. Io non sono un inventore, io non posso inventare. Allora, all'interno di un ente pubblico alcun dato, io non so quanti esercizi pubblici, cioè quanti esercizi pubblici esercizi abbiano chiuso, quanti abbiano limitato la loro attività, cioè, io non lo so, io non capisco, io non blesso, non sono abituata a bleffare, le cose le dico per come stanno, sono una persona abituata a prendermi le mie responsabilità, ma le mie, non quelle degli altri, quindi io purtroppo devo declinare l'invito. Fino a quando sono andata prima di andare a fruire del mio congedo ordinario, ho scritto, ho sollecitato ed erano in ferie sia il dottore Galvano, allora quale titolare dell'OSP pubblicità, che mi doveva dare pure i dati della pubblicità oltre che della TOSAP, e non me li ha dati, perché era in ferie pre-pensionamento, sia il Capoaria in contemporaneo me l'ha dato nell'uno o nell'altro. Quindi io alzo le mani e dico non posso darvi dati, non sono messa nelle condizioni di darvi dati. Oh, capisco, peraltro la mia domanda in realtà era se ci fosse stata, diciamo, una condivisione nel ragionamento che lei ha fatto rispetto alla scarsa utilità, diciamo, dell'approvazione di un regolamento negli ultimi 3 mesi. Cioè, mi chiedevo se ci fosse, immagino, solo con Basile, solo con Basile, confronto neanche su questo, confronto solo con Basile, che ha sottoscritto condividendo la mia posizione nella nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio Comunale, entrambi abbiamo firmato dicendo a questo punto è inutile. Ho capito. Intanto voglio chiedere ai colleghi se hanno delle domande, delle considerazioni da fare, perché poi io ritorno invece sul punto, siccome dobbiamo essere pratici, lei giustamente ci sollecitava anche a questo, quindi diciamo la proposta per l'utilizzo del fondo perequativo nei termini che anche qui rischiano, diciamo, di essere ristretti e che l'anno finanziario si sta concludendo, può essere quella comunque di ragionare in consiglio su questo regolamento, oppure la proposta può essere, facciamo, che so, proponiamo proprio un testo super ridotto a regolamentare, diciamo, questo fondo. Ecco, questa è la domanda che io poi le faccio, però vorrei anche dare spazio ai colleghi e alle colleghe, anzi, mi scuso, un po' monopolizzato la conversazione. Ci sono interventi? Sì, Presidente, io volevo semplicemente dire che è chiaro, è evidente che da tutti i lati ci sono... Andrea, scusami il volume, non si sente bene. È chiaro, dicevo, è evidente che da tutti i lati ci sono stati dei ritardi. La dottoressa Andalacea ha già segnalato l'importanza delle questioni relative ai... Sì. Sentite? Non si sente, Andrea, perdonami. Allora metti bene il microfono. Metto le cuffie, mi sentite adesso? Un po' meglio. Dicevo, così come la dottoressa Mandala aveva già evidenziato, sappiamo che ci sono state questioni relative ad altri uffici che non le competono, ma è chiaro, evidente, lei sta facendo un lavoro che, anche se in ritardo, è fondamentale, perché le somme che arriveranno alla regione devono essere impiegate. Se non vengono impiegate a mezzo regolamento, come possiamo fare? Quindi per questo anche io non ritengo che sia proprio ormai arrivata alla perdita di tempo. Ha fatto bene lei a sollecitare il Presidente del Consiglio Comunale, perché è giusto che il Presidente, fra le mille cose che noi dobbiamo fare, deve trovare uno spazio per inserire e trattare subito questo argomento, perché se no questo regolamento, altrimenti non facciamo un buon servizio alla città, nel senso che, siccome già il piano di riparto alla regione con mille problemi che hanno anche loro dovuto affrontare è pronto, anche con la somma destinata a Palermo, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato pure con ragioniere, e io, diciamo, mi sono fatto promotore anche nei tavoli dell'ANCI per capire come eravamo messi, e dobbiamo accelerare su questa cosa. Lo so che siamo in ritardo, ma dobbiamo farlo, secondo me. Quindi raccolgo l'idea del Presidente di fare un regolamento stringato, ma è giusto farlo, che ormai che siamo alla fine del percorso, non farlo non avrebbe senso. Questo intendo dire. Poi ascolto sulle altre cose. Grazie.
Sì, grazie a te. Altri interventi, colleghi? No, grazie. No, tutto abbastanza chiaro, purtroppo. Sì, e quindi diciamo, torno alla domanda, così poi passiamo alla seconda fase. Cioè, dottor Samandalà, dico, è più veloce comunque ragionare su questo regolamento che ci consente anche di accedere al fondo perequativo, oppure diciamo, può essere più veloce presentare proprio quei 2 o 3 articoli che possono servire sempre all'utilizzo del fondo? Allora, per quanto ci riguarda, ecco, la scelta è vostra. Allora, capisco anche le vostre ragioni, come voi avete cercato di sforzarvi a capire la nostra. Allora, rebus sic stantibus, c'è un'assenza di dati che devono essere inoltrati da chi di competenza, e non inventati da me, lo ribadisco, inventati o tratti da applicativi che mi possono indurre ad errare, perché io manco dalle attività produttive da 3 anni, nonostante sono stata lì 6 anni, io non so più come si è evoluta e involuta la situazione, io non so com'è la situazione dei pubblici esercizi, hanno chiuso solo per il periodo del lockdown, hanno limitato l'attività, me lo deve attestare qualcuno, quindi io a quel punto, se continuano a mancare i dati, enfatizzando il fatto che io non ho avuto, non so per quale motivazione, questi dati, che ritengo che sia fatto in ogni caso grave, perché non è che mi servono per casa mia, mi servono per gestire, cioè tutto passa in questo momento dai tributi, mi servono per gestire questa richiesta del fondo perequativo. Quindi allora, se io dovrò essere lasciata ancora una volta sola a gestire tutto questo, io non potrò fare altro se non riproporre l'oggetto, allora, della quantificazione che ho fatto forfettariamente in assenza di dati con una delibera giuntale che prevede solo l'estensione della fruizione del suolo pubblico per il 50% in maniera gratuita e calcolare il fondo perequativo in questi termini, perché io in assenza di dati come posso, cioè rischio veramente di andare a sbattere. Quindi, cioè, in realtà noi siamo in una sorta di cul-de-sac, cioè sì, anche se domani dovessimo calendarizzare questo regolamento, per Tari io sono pronta. Non ci aiuta. No, perché io Tari sono pronta, perché io cosa vi devo proporre? Come lo quantifico, Presidente? Cioè, in realtà la discussione in consiglio in questo momento sarebbe solo sul regolamento che, come giustamente diceva lei, comunque al 31 dicembre non servirà più. Sì. Mentre quello che realmente ci serve per poter utilizzare i fondi, noi non lo abbiamo, questo strumento non c'è. Non l'abbiamo, no, non l'abbiamo, perché io non lo posso inventare. Perché, mi scusi, lei sicuramente si è spiegata bene, però io non l'ho avuto, l'ho chiaro soltanto in questo momento. Ma perché è imbarazzante anche per me dirlo, allora non so come esprimermi, però io non posso inventarmeli i dati. Va bene, ok, grazie. Mentre su Tari ero pronta e sono sempre più pronta, su TOSAP ho questa difficoltà operativa che vale per TOSAP e CP, l'imposta sulla pubblicità, stessa cosa. Scusi, io penso che sia abbastanza chiaro quello che ha detto la dottoressa Mandalà. Noi non possiamo pensare che a un mese di distanza dall'ultima audizione ci venga lei chiaramente nuovamente a dire la stessa cosa, perché ha delle difficoltà oggettive che non dipendono dal suo ufficio. Noi dobbiamo pretendere che l'assessorato alle attività produttive prenda atto di questa difficoltà, perché ci sono di mezzo migliaia di cittadini palermitani che potrebbero avere un beneficio a seguito di un contraccolpo enorme avuto dalla crisi, ma non possono essere messi in condizioni di farlo perché l'ufficio materialmente non ha le informazioni necessarie che devono essere fornite da un altro ufficio. Ora, o ci sbrighiamo o si sbrigano e convochiamo quindi l'assessore pian piano e gli spieghiamo che i suoi uffici hanno riportato questo notevole ritardo, oppure abbiamo poco da discutere. Ha giustamente ragione, anzi, se fossi stata al posto della dottoressa Mandalà sarei stato molto meno, diciamo, cortese, così per dirla in maniera
edulcorata. Va bene, allora io direi, se non ci sono ovviamente interventi da parte dei colleghi, che questa prima sessione che riguarda la TOSAP la possiamo concludere, così anche da restituire al lavoro il funzionario che è accanto alla dottoressa Mandarà, che ringrazio. Sì, forse lei voleva dire qualcosa. No, stavo parlando con la dottoressa Mandarà, perché una considerazione che stavamo facendo è che la delibera di giunta comunale numero 122 del 2020 aveva previsto che venisse così fatta una proposta da parte del consiglio comunale per introdurre in via regolamentare, per via regolamentare un beneficio sempre alla luce della pandemia in favore dei pubblici esercizi, ovvero di concedere il 50% di suolo pubblico gratuito e per invece quei pubblici esercizi che non avevano la possibilità di ampliare per ovvi motivi, perché magari sono delle stradine o dei marciapiedi, quindi, o dei marciapiedi di dimensioni limitate, che non potevano dunque, dicevo, estendere l'area o comunque occupare un'area più ampia e quindi ottenere un 50% gratuito di suolo pubblico per questi soggetti, dicevo, la proposta era di introdurre delle riduzioni della tassa. Questo ovviamente nella delibera di giunta si dice che era legato al periodo, era strettamente legato al periodo della pandemia, di durata della pandemia. Bene, considerato anche che si è ragionato in altri termini, dicendo che anche se appunto la pandemia, il periodo di lockdown è stato cristallizzato nei mesi di marzo-aprile, ma essendo pur vero, d'altra parte, che le attività economiche hanno subito delle ripercussioni negative in termini economico-finanziari anche nei mesi successivi, di considerare eventualmente, sempre allo scopo e sempre con quell'obiettivo e tutto mirato all'utilizzo del fondo perequativo, di estendere anche ad altri mesi, prendere in considerazione un periodo più ampio. Ma tutto ciò però non si è tradotto in dati che concreti noi abbiamo avuto in termini di conoscenza, di concessioni del 50% del suolo pubblico gratuito. Quindi noi abbiamo operato, come si suol dire, abbiamo navigato al buio in un mare pieno di iceberg. E c'è di più, a questo punto io dovrò chiedere una direttiva al sindaco nella qualità di assessore pro tempore, perché non so, voglio essere certo io a decidere se limitare queste esenzioni e agevolazioni strettamente al periodo del Covid conclamato, eccetera, o estenderlo al resto dell'anno. Quindi la fase che stiamo curando col capoaria è questa di una relazione al sindaco chiedendogli una direttiva al riguardo, ed esplicitando nel caso di TOSAP che io non dispongo di dati, non dispongo di alcun dato. Va bene, chiaro, va bene, grazie. Prego. Va bene. Faccio avvicinare quando ritenete il dottore Lamassa. Sì, possiamo direttamente, così non occupiamo più del dovuto il suo tempo. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Io l'unica cosa che ti volevo dire, che se ti chiamassi il dottore Basile, vuol dire che le ipotesi di esenzione non hanno potuto finire il discorso. Dottoressa, se ha bisogno di qualche minuto, dico, se lo prenda pure, se ha bisogno di qualche minuto. Dottore, se serve anche un'interruzione della commissione, riprendiamo poi i lavori dopo.
No, 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 sta arrivando, allora è dall'altra stanza, lo sto facendo chiamare. No, immaginavo che anche lei, sì, intanto ecco così giusto per iniziare, diciamo, su questa. Quindi anche questo regolamento della TARI in realtà andrà ulteriormente rivisto alla luce poi di quello che accadrà nel 2021? Per la TARI temporanea, più che altro, non per quella permanente. Ok, quindi Quindi che diciamo poi comunque lavorare su questo regolamento. sì, è importante lo stesso perché intanto, come vi avevo esplicitato nella mia relazione, serviva l'approvazione del regolamento TARI, serve a adeguare i regolamenti, anche qua piuttosto vetusti, alle novità normative. Quindi questo è un obbligo di legge, io lo dovevo proporre, poi può essere accettato, respinto, eccetera, ma io lo dovevo fare Certo. per dovere d'ufficio. Certo. Quindi, allora qua ci sono una serie e poi avevamo inserito, se vi ricorderete bene, delle clausole, delle previsioni regolamentari, no, clausole sono contrattuali, delle previsioni regolamentari che servivano ad agevolare il lavoro dell'ufficio che vi ho ancora una volta enfatizzato essere stato depauperato di tantissime persone, chi va in mobilità all'esterno, chi se ne va in altri uffici, eccetera, eccetera, e quindi tipo le agevolazioni. Che anziché essere presentate ogni anno, come era stabilito nell'ultimo regolamento TARI, alla bastava presentarle una volta, una tantum, e chiaramente non andavano ripresentate ogni anno con Certo. 25.000 pratiche in più all'anno. Se vi ricordate, era questo il contesto. Quindi qua continua a esserci la valenza del regolamento che dobbiamo adeguarlo a una serie di altri parametri che sono stati variati a livello normativo. Sì, Non so se va avete bene. avuto la richiesta di fattibilità tecnica sugli emendamenti presentati alla prima commissione, che io ho inviato prima delle ferie. Dottoressa Tedesco o dottoressa Velardo? No, non ricordo, no, non ricordo di No, aver visto. assolutamente no. Io ho mandato in data 11/8/2020 col numero di protocollo 76128. E non erano emendamenti presentati, quindi l'ho isolato. Allora, riscontro nota la vostra, la 213 del 78. Quindi io già ad agosto vi ho risposto, l'11 agosto prima di andare in Ah ferie. no, noi invece non Ha effettuato un controllo, mi scollego e vi faccio sapere. sì, può darsi che magari si sia persa nella pletora della posta, però proprio per questo sentiamo, ecco, il bisogno di confrontarci. Noi non li abbiamo voluti presentare come emendamenti E ci perché volevate sono chiaramente il nostro confronto, esatto, il riscontro. E dottora quindi volevamo Malfè. parlarne un attimo con voi Sì, per, se ecco, volete io se lo non è un posso leggere. problema. Dottora Malfè è qui, allora vi saluta. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, ben trovato. A quanto pare il Presidente della Commissione e gli altri consiglieri non hanno ricevuto la nota con cui noi ci siamo pronunciati. Io posso darvene lettura se voi ritenete, se avete i singoli emendamenti, vi posso dire su quali abbiamo espresso un parere positivo, su quali negativo. Oddio, sì, c'è qualcuno che può con della segreteria che può eventualmente condividere lo schermo con gli emendamenti perché avere 10 cose sott'occhio è Certo. difficile, che altrimenti non vedo lei. Tra l'altro, l'abbiamo fatta a firma congiunta con Ragioniere Generale perché c'erano degli aspetti tecnici e degli aspetti contabili. Sì, no, Quindi, ma infatti peraltro credo che fosse rivolta ad entrambi sì, perché era rivolta era ad entrambi nota, e abbiamo esatto, risposto quindi. unitariamente proprio per poter orientarvi Sì, sì, rispetto sì, sì. Sì. alle nostre determinazioni. Oppure lei ha solo, diciamo, il commento oppure anche davanti l'emendamento, così magari No, io c'ho magari lo tutto, accenniamo. Presidente, Ah, chiaramente. ecco, grazie, perché forse questo ci aiuta un attimo. Allora, in questa nota 213, intanto io vi leggo cosa scrivo. Perviene la nota di cui in oggetto, con la quale si chiede venga fornito l'avviso degli scriventi relativamente alla regolarità tecnico-contabile di ipotesi di emendamento. Allora, di ipotesi di emendamento rispetto al quale aspetto si svolgono le seguenti considerazioni. Considerazione
con l'avvertenza che gli emendamenti di equibus ipotizzati da codesta commissione sono stati numerati progressivamente in via provvisoria per evitare di incorrere in equivoci. Quindi è chiaro che noi abbiamo dato questa numerazione progressiva, altrimenti non si comprendeva nulla. E il primo emendamento riguardava, riguardava il preambolo della delibera. E noi abbiamo scritto, seppure l'emendamento 1, 2 e 3 che riguardava il preambolo, cioè la parte deliberativa, noi abbiamo, ci siamo così determinati, seppure esclusi dalla premessa della nota che si riscontra, si significa che gli emendamenti di cui i numeri 1, 2 e 3, quelle del preambolo, sono da considerarsi comunque inammissibili, poiché trattano di elementi estranei alla materia oggetto dello strumento regolamentare in esame o fanno riferimento all'adeguamento a circolari ministeriali che, si precisa, non rientrano tra le fonti del diritto ma tra le mere circolari amministrative, come tali mutevoli e non vincolanti, e che nel caso di specie costituirebbero una direttiva per l'amministrazione attiva che non va allocata in uno strumento regolamentare destinato a produrre effetti a tempo indeterminato. Quindi dovrebbe ricordare. Mi scusi, noi abbiamo fatto una verifica, ma alla nostra mail di prima commissione non è arrivato nulla. Se mi dite qual è la mail, ve la faccio trasmettere e poi proseguiamo. Prima commissione @comune. No, aspetti un attimo perché mi sono persa. Allora, qual è questa mail? Prima commissione. Sì. Prima commissione, tutto attaccato? Sì, sì, sì. Commissione, punto. Prima commissione, @comune.palermo.it. Che è la mail da cui noi mandiamo gli inviti. E allora, un attimino che ve la faccio mandare dalla mia direzione e poi proseguiamo. L'istanza l'abbiamo mandata da questa mail, quindi prima commissione, @. Sì, ve lo sto trasmettendo. Io posso continuare comunque a dire che questi, allora, emendamenti proposti sul preambolo, allora, dovrebbero più ricordare un contratto di servizio con le società partecipate, perché diceva chi inquina di più deve pagare di più, chi inquina di meno pagare di meno, sono tutti principi comunque che devono regolamentare il rapporto con devono andare a regolamentare appunto il rapporto con la partecipata. Quindi non possono essere allocati in questo ambito. Per quanto riguarda invece il quarto emendamento, che riguarda l'articolo 5 denominato locali ed aree non soggette alla tassa, in un'indicazione c'è scritto di non tenerne conto perché appunto per motivi di smart working non avete potuto, la commissione non aveva potuto acquisire questo cartaceo e quindi non mi sono pronunciata. Sull'emendamento numero 5 che riguarda l'articolo 5 invece, gliel'ha detto e poi ce lo restituisce? Sì, se lo stanno scansionando. Sì, all'articolo 5, no, di riportarci, perché altrimenti se non glielo dici no, non lo comprendo. All'articolo 5, comma secondo, noi abbiamo messo un parere non favorevole, in quanto sebbene previsto normativamente dall'articolo 1, comma 649 della legge 147 del 2013, solo per attività tassativamente previste, ossia quelle che producono rifiuti speciali non assimilate agli urbani, si può operare nel senso da voi proposto. L'emendamento che abbiamo denominato numero 6 riguarda invece l'articolo 8 al punto 1, in pagina 9, dove si proponeva, dopo le parole "se dimorano in casa di cura o di riposo", e proponevate di aggiungere "o in comunità di recupero, in centri socio-educativi, istituti penitenziari", abbiamo dato parere favorevole, che di fatto le persone non occupano quell'utenza domestica. L'emendamento numero 7 riguardava l'articolo 11,2, sostituire la parola soggetto con la parola genitore, abbiamo dato parere favorevole, parere tecnico favorevole. Invece l'emendamento numero 8 riguardava l'articolo 9,1, cioè era un emendamento modificativo, inserire tra descrizione attività e finitari come classe 31 i bed and breakfast, le case vacanze e gli affittacamere. Abbiamo espresso in questo caso un parere tecnico contrario, in quanto le classi sono tipicizzate dal DPR 158 del 99, diciamo, non sono suscettibili di interpretazioni estensive e quant'altro. Una recente pronuncia
denuncia. C'è una recente. E poi mi sta dicendo giustamente il dottore Lamalfa, c'è una recente pronuncia giurisprudenziale che assimila proprio a queste strutture, il B&B agli alberghi, e quindi di fatto diciamo non è più importante andarli a differenziare dal punto di vista fiscale. Infine l'emendamento numero 9 riguardava l'articolo 10.3 ed era di tipo aggiuntivo all'articolo 37. E parlava del compostaggio aerobico eccetera eccetera. Anche qui abbiamo espresso un parere tecnico contrario, in quanto la lettera C del medesimo riferimento normativo, cioè l'articolo 37 della legge 221 del 2015, non esclude la fattispecie ipotizzata, per cui si potrebbe all'inter proporre un subemendamento, ma di certo non si può configurare un emendamento. Mi scusi dottoressa, sì. mi sono distratta un secondo, può ritornare un attimo su questo punto, mi perdoni. Qual è il punto? No, proprio su questa ultima cosa che stava esaminando. Compostaggio aerobico all'articolo 10.3 dopo la lettera D. Ecco, sì, fatto sì. Segue. Allora, il vostro emendamento così recitava. All'articolo 10.3 dopo la lettera giù aggiungere quanto segue: D bis, con riferimento all'articolo 37 della legge 28 dicembre 2015 numero 221, la tariffa si applica in misura ridotta del 100% della quota variabile alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale, a parte che vi confesso la mia ignoranza e quella forse dei miei funzionari, ma non conosciamo cosa significa compostaggio aerobico, non siamo esperti di rifiuti, abbiamo avuto anche difficoltà a ipotizzarlo, per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il termine di cui al successivo articolo 13,3 di istanza attestante l'attivazione del suo indicato compostaggio aerobico in modo continuativo. Con la presentazione dell'istanza l'utente autorizza il comune a provvedere a verifiche anche periodiche. Non avrei a chi mandare per fare le verifiche periodiche, forse chi si occupa della raccolta di rifiuti dovrebbe farlo un certo l'ufficio, cioè l'ente comune, finalizzata all'accertamento della reale pratica del compostaggio. Noi abbiamo espresso un parere tecnico contrario, in quanto la lettera C del medesimo riferimento normativo, cioè la legge 221 del 2015, articolo 37, l'articolo 10 punto 3 lettera D non esclude la fattispecie ipotizzata, cioè è già ricompresa tra le fattispecie, perché è generica. Vieni qua. Allora. No, beh, per il problema di assembramento. No, non ti preoccupare. Allora, praticamente è già ripresa dalla stessa norma regolamentare che non lo esclude. Perché la norma nella vigente formulazione. Si parla genericamente di compostaggio, non sarà quello aerobico, che non so ripetere dico cosa sia, però allora, si parla di compostaggio generico. Tutte le forme. Aerobica, aerobico, perché c'è uno che avviene in assenza di aria, un altro avviene in un altro modo, ha dei materiali tutti suoi, e quello che invece entrando a contatto con l'aria, anche nei tempi diversi, insomma, niente di speciale. La previsione vigente non lo esclude, prevede tutte le forme di compostaggio, cioè la riduzione, per cui forse sarebbe una duplicazione, non lo so, valutate voi, cioè andare a prevedere verifiche periodiche, ma che le andiamo ad andare a fare, Presidente, allora queste verifiche periodiche, cioè di certo l'ente comunale no, quindi io andrei a vincolare chi la RAP. Però non è escluso, cioè nella previsione già vigente tutte le forme di compostaggio sono previste, quindi non lo so, valutate. E infine, allora, l'emendamento che io provvisoriamente denominato numero 10 riguarda l'articolo 10,4 lettera A, dopo le parole dei rifiuti speciali assimilati prodotti, aggiungere quanto segue: la superiore riduzione del 30% è aumentata al 40% per gli utenti che dimostrano di avviare il riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati
almeno 80% dei rifiuti speciali assimilati prodotti ed è aumentato al 50% per gli utenti che dimostrano di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati almeno il 90% dei rifiuti speciali assimilati e prodotti. Abbiamo dato parere favorevole in quanto è conforme all'articolo 1,659 della legge 147 del 2013. Anche perché c'è da precisare che il minor gettito derivante da questa agevolazione è ripartito su tutti i contribuenti, su tutti gli utenti, non è a carico del bilancio. Quindi diciamo anche da un punto di vista contabile non ci sono problemi. Ciò che viene esentato, agevolato, si spalma sugli altri ai sensi di questa normativa che io ho citato. Grazie. Poi l'emendamento numero 11, allora, che riguardava l'articolo 10,4 lettera A, cioè sostituire la tassa si applica a misura ridotta del 30% della quota variabile agli utenti che dimostrano di avviare il riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati almeno il 70% dei rifiuti, con la tassa si applica a misura ridotta al 50% della quota variabile agli utenti che dimostrino di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati almeno il 90% dei rifiuti. Abbiamo dato un parere contrario perché il suo contenuto confligge con il contenuto dell'emendamento numero 10, quindi c'erano due emendamenti che confliggevano, contrastanti. Uno confliggeva con l'altro. Nel senso che anche l'altro potrebbe essere portato al 50%? Cioè, se è un fatto già il parere favorevole. La percentuale che poi dal punto di vista, giusto per capire. Per la percentuale no, è discrezionale. Perché sì. Abbiamo già dato il parere favorevole per fare quella riduzione. Non ci siamo accorti che c'era questa discrasia, però giusto per capire. Sì. Quindi la contrarietà nasce dal fatto che è l'esatto cosa inversa di quello che si è proposto l'emendamento numero 10. Ok. Infine, emendamento relativo all'articolo 11,2, sostituire la parola soggetto con genitore, abbiamo dato parere tecnico favorevole. Il numero 12, relativo all'articolo 11,3, lettera A, dopo composta da singolo anziano o coppia di anziani, aggiunge anche presenza di figli a carico a reddito zero. Vi ha dato un parere favorevole, con difficoltà certo di quantificazione questo dato, ma la copertura in questo caso è a carico del bilancio comunale. Credo che il dottore Basile abbia rilasciato un parere sfavorevole. Perché incideva sugli equilibri di bilancio. Sì, e dovrebbe essere riportato nella nota che vi ho già mandato, allora, dove poi si esprime in questi termini la ragioneria. Dottoressa, ho fatto una verifica, ma ancora non mi è arrivata. Io l'ho fatta mandare alla direzione, signora, non posso fare. Non so cosa dire. Vogliamo dare un indirizzo diverso? No, è arrivata in questo momento. Mi ha dato il segnale in questo preciso momento. Va bene, allora la dì a tutti per piacere. Certamente. Grazie. È arrivata. Alla fine, emendamento numero 13 relativo all'articolo 11, cassare il punto 2. Aggiungendo la seguente lettera C: nucleo familiare nel quale sia presente un minore in affido ex legge 49 del 2001, detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità e termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del soggetto affidatario. Il parere è negativo in quanto il suo contenuto confligge con quello dell'emendamento numero 7, che ha avuto parere favorevole. Anche qua una due emendamenti contrastanti. Questo confligge col numero 7, quello di poco fa l'11 confliggeva col numero 10. Sì, poi magari li ricontrolleremo, perché in questo momento io non ricordo qual è il numero 7, quindi non colgo io ovviamente. Te lo posso dire io, il numero 7, presidente. Il numero 7 diceva che all'articolo 11,2 bisognava sostituire la parola soggetto con la parola genitore. Vabbè, scusatemi, dov'è il conflitto? Linguistico. Genitore affidatario, genitore naturale, quindi credo che obiettivamente. No, si parlava sempre di affidatari, perché sì. Diciamo l'intento è anche quello ovviamente di rendere la pratica dell'affido
Dico perché magari può sembrare, diciamo, un aggravio, però l'intenzione invece è quella di ridurre il numero di minori nelle strutture, che sicuramente hanno costi maggiori, ma anche dal punto di vista proprio, come dire, dell'accompagnamento, no? Nell'educazione, nella crescita, è preferibile il modello dell'affido che non quello del ricovero nelle strutture. E quindi diciamo che l'intenzione è anche quella di aiutare la promozione dell'affido anche attraverso questi piccoli segnali, perché poi dico sono piccoli segnali che si volevano dare, però non trovo un conflitto. No, no, siccome là c'è scritto genitore, che può essere affidatario, che può essere naturale. No, però credo che si parlasse proprio degli affidatari, per questo, cioè, però il soggetto era un po' fredda. Allora abbiamo chiesto... Non ho problemi, allora ho compreso la razza di ulteriore... esatto, la logica è anche quella invece di alleggerire i costi delle strutture, che sicuramente sono di lunga superiori. Questo lo possiamo, allora, può essere oggetto di rivisitazione, adesso che ho compreso. Compreso nel termine genitori, obiettivo. No, questo si può rivedere. Poi sì, abbiamo gli ultimi due, l'emendamento numero 14, che si riferisce all'articolo 11,3, lettera E, sostituire valida per un biennio dalla data di contrazione del matrimonio, ed è valida per un biennio sull'imposta successivo alla data di contrazione del matrimonio. Abbiamo dato parere favorevole, mentre per l'emendamento numero 15, nella vostra stessa nota, avete chiesto di non considerarlo, perché appunto non lo volete più. No, non considerarlo, cioè che non è della commissione, però volevamo comunque conoscere, è espressione soltanto, diciamo, di alcuni consiglieri, volevamo comunque capire dal punto di vista tecnico se in ogni caso fosse percorribile. Anche per i colleghi che lo avevano proposto. Io non mi ero espressa perché avevo interpretato, nel senso che non erate più interessati. Vabbè, allora poi magari... È difficile riuscire a fare... Forse non ci siamo espressi bene nella nota, e quindi... Allora, vediamo se per quest'ultimo emendamento che cosa lo riteniamo fattibile o meno. È quello che riguarda i luoghi di culto. Sì. Se non ricordo male, no? Esatto. No. Perché voi fate riferimento al file, cioè è stato complesso seguire alla... No. Immagino. Che non erano numerati, non erano, quindi non è stato semplice. È l'ultimo. E quindi... non l'abbiamo stampato, ma qua lo possiamo rivisitare, è solo l'unico in cui non ci siamo pronunciati, perché ritenevamo che non foste più interessati. Magari dei genitori affidatari. Va bene, perfetto. Vorrei chiedere ai colleghi se potete dare comunque questo emendamento. Parlo con la signora Tedesco e la signora Velardi, alla dottoressa Velardi, se me lo fanno avere precisamente cosa prevede quest'ultimo emendamento, sì, che ho nominato il 15, a prescindere dai file, eccetera. Così allora non c'è il rischio. È questo? Qua, l'articolo 5. Ma parla, dice, di luoghi di culto. Questa cosa con la parola. Sì, cos'era il convento? No, non ricordo. E qua ci sono pronunciati. Era un'esenzione che riguardava, mi pare, il convento di suore, perché considerando tutti gli spazi di preghiera. Ecco, glielo sto dicendo male, prevedere un'esenzione totale nella considerazione. Dal monastero di clausura a tutti gli spazi, ai luoghi di culto. Anche al monastero di clausura. Confide. Considerando... Barbara, tu con la preghiera... ...un luogo di culto in senso stretto. Tecnicamente la mano non è... Perché tu invece preghi. ...del luogo di culto in senso stretto. E dal luogo, riconosci. Perché... Di culto, cioè, la presunzione che non si producano. Giustamente il dottore Lamalfa evidenzia già l'esenzione del monastero di clausura, allora, dei luoghi di culto, allora si giustifica in quanto
non perché è luogo di culto e quindi merita il rispetto e l'esenzione, a prescindere, non so, è stato uno stato laico, anche se abbiamo il concordato e tutte le altre cose. Perché si ritiene, si presume che in quel luogo non si producano rifiuti, cioè è una scarsissima tendenza alla produzione di rifiuti. Ovviamente era intesa proprio in questo senso, diciamo, non nel rispetto, diciamo, delle religioni, ma proprio per la produzione di rifiuti. Non sono religiosa, non è un'avversione, cioè è solo per capire la razza. Diceva giustamente pure il dottore La Malfa, allora l'estensione, allora bisognerebbe vedere, allora intanto che tipo di, allora, di feedback contabile avrebbe, perché andare a quantificare, sapete, quanto sono gli immobili adibiti a scopo di culto, ed anche perché la norma istitutiva del tributo parte dal presupposto che tutti i luoghi sono produttivi di rifiuti. Bisogna escludere quelli che per le caratteristiche, in particolare caratteristiche, ne producono pochi o nulla, o per nulla. Quindi qui bisognerebbe andare a motivare che il monastero produce rifiuti. Questa è la difficoltà. Ok, va bene, va bene. Colleghi, ci sono domande, interventi, considerazioni? No, grazie, molto esaustivo. Grazie. Va bene, perfetto. Grazie agli uffici per la risposta alle proposte di ipotesi di emendamenti. Assolutamente, dovere. Va bene. Allora, a questo punto io vi lascio alla vostra mole di lavoro. Vi ringrazio sempre per l'attenzione. Dottoressa Mandala, a presto, avremo modo di sentirci. Buona giornata a lei, dottore La Malfa, grazie. A voi. Vediamo se grazie. Grazie. Sì, eccolo. Allora, giustamente, distanziamento sociale. Io ancora non ho le telecamere da farle allocare nelle loro stanze, devono per forza cumularsi con me. Ecco. Vabbè. Una buona giornata. Visto che siamo così pochi, anche a noi, garantire. Arrivederci. Sì, infatti, ormai siamo mosche bianche da tutelare con WWF, va bene? Arrivederci. Ma infatti, ce la fate a mantenere il distanziamento, visto siete così pochi. Ma siamo così pochi, almeno ci scherziamo, facciamo così, vicepresidente. Mettiamo il dito nelle piaghe. Nelle piaghe, andate ormai in putrefazione. Va bene. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Ci dottora Alessa. Arrivederci. Grazie. Noi fra poco abbiamo consiglio, giusto? No. Oggi non ce n'è consiglio. No, cioè non c'è la capigruppo oggi. C'è capigruppo. Cioè alle 11. Credo che ci sia la capigruppo alle 11. Mezzogiorno alle 11. Ma io comincio già. Di gruppo a mezzogiorno. Allora, va bene. A mezzogiorno, Presidente, leggo il verbale. Sì, se i colleghi sono d'accordo, sì, vi prego. Sì, grazie. Sì. Allora. Presidente, mi perdoni. Allora. Sì, Lola. La sua posizione sui luoghi di culto non... non lo è. Procediamo al verbale. Procediamo al verbale. Pazzesca, sei pazzesca. Però, sei esplicitata anche in altri momenti. Dico, in realtà l'ho sempre detto che non era d'accordo. Andiamo con avanti. Per favore, possiamo votare il verbale. Che abbiamo come da dice, fare. Siete e rimarrete sempre. Senti, tu stai attento che con le tue frequentazioni berlusconiane ci porti il COVID. Non posso parlare in registrazione. Tu. Appena si stacca la registrazione vi do un dato, un'informazione. No, procediamo al verbale. Sì, al verbale. Grazie. Esatto. Posso?
Sì. La seduta odierna è dedicata all'audizione della dottoressa Mandarà sui regolamenti TARI con gli emendamenti trasmessi alla prima commissione e il regolamento TOSAP. La Presidente introduce gli argomenti oggetto di audizione e dà la parola alla dirigente che propone di affrontare come primo argomento il regolamento TOSAP. La dirigente aggiorna sollecitando l'approvazione del regolamento che ha valenza esclusivamente per il 2020, necessario per risolvere numerose criticità evidenziate peraltro in sede di contenzioso tributario. Sul tema aggiunge di aver formalizzato una nota al Presidente del Consiglio in cui manifesta la criticità di approvare un regolamento per pochi mesi e approvando viceversa esclusivamente una norma per l'utilizzo del fondo perequativo della finanziaria regionale sull'emergenza Covid. Prosegue la dottoressa Mandalà rappresentando che ad oggi, come più volte lamentato, non ha ricevuto dall'area delle attività produttive, in particolare dai dirigenti Galvani e Galatioto, i dati necessari per elaborare la proposta e per tale ragione non è in grado di elaborarla. La dirigente rappresenta che la sua posizione è condivisa dal ragioniere generale. Il consigliere Mineo ritiene che sia necessario che il Consiglio Comunale acceleri sulla trattazione anche in forma sintetica per consentire l'utilizzo delle risorse regionali. La Presidente chiede alla dirigente quale sia il percorso più veloce tra la modifica dell'attuale proposta ovvero una nuova proposta. La dirigente evidenzia e rappresenta che ad oggi, in assenza dei dati di cui lamenta la gravità dell'assenza di riscontro da parte dell'area attività produttiva, potrà proporre una delibera giuntale generica. Il consigliere Mineo rappresenta la gravità che ad oltre un mese dall'ultima audizione la situazione già rappresentata dalla dirigente non ha avuto soluzione e pertanto chiede di convocare l'assessore Pianpiano. La dirigente rappresenta che per elaborare Loredana. Sì? Perdonami, una comunicazione ai colleghi. La conferenza dei capigruppo è alle ore 11. Sì, ma no, lo volevo dire come informazione, non va bene. Muro peraltro. Perfetto. Okay. La dirigente rappresenta che per elaborare la proposta ha necessità di una direttiva del sindaco e che oggi detiene la delega. La Presidente passa alla discussione sul regolamento TARI e la dirigente espone in sintesi la previsione della proposta. Sulla proposta di emendamenti inviati dalla Commissione, la dirigente rappresenta di aver formulato una nota formale in data 11 agosto. La segreteria della Commissione evidenzia che alla mail istituzionale della Commissione la nota non è pervenuta e la dirigente rappresenta che procederà a reinviarla e prosegue dandone lettura. La Presidente e la dirigente si confrontano sul parere reso per ogni singola proposta di emendamenti. La Presidente ringrazia la dirigente che lascia la seduta. La Presidente chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della data odierna. Se volete lo possiamo mettere ai voti. Sì, certo, per me favorevole. Per me favorevole. Allora, quindi consiglio. Favorevole, Presidente. Favorevole. Consigliere Farello. Favorevole. E il consigliere Fabrizio Ferrandelli. Io favorevole. Sono astenuto. Fabrizio si astiene. Allora, favorevole anche Sala. Favorevole anche Sala, mi pare che avete votato tutti con l'astensione del consigliere Ferrandelli. Va bene. Perfetto. Allora, approvato alla maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Ferrandelli. Perfetto, sono le ore 11:09. Perfetto, possiamo interrompere la seduta.